parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, come sapete in Italia un uomo che ama un uomo, una donna che ama una donna, non possono convalidare legalmente la loro unione, godono di diritti in quanto conviventi, l'assistenza ospedaliera, carceraria, eccetera, però non possono unirsi, diciamo, in matrimonio o in una unione contrattualmente garantita e legalizzata dallo Stato. Alcuni sostengono che questo è uno scandalo. In molti paesi europei lo si può fare, ci si può unire in matrimonio tra persone dello stesso sesso. In altri paesi europei, per esempio la Francia, ci si può unire in una unione di fatto con certi diritti e certe caratteristiche paramatrimoniali, ma non proprio il matrimonio propriamente detto. Va bene, questa è la situazione. Dopodiché avviene che le conseguenze dell'amore si fanno sentire in una sentenza di un tribunale importante, autorevole, inglese, il quale ha stabilito che un bambino può avere tre genitori. Perché? Perché le cose sono andate più o meno così. Due donne innamorate l'una dell'altra e che avevano voglia di mettere su famiglia, hanno deciso di ricorrere ovviamente a un donatore di seme maschile, perché senza questo non potevano completare il loro senso della famiglia, cioè l'essersi unite attraverso una coppia di fatto registrata e poi però avere anche un futuro, un bambino, l'educazione del bambino, eccetera. Queste due donne hanno concordato con il donatore di seme le modalità, diciamo, di questa donazione. Lo hanno fatto durante una cena in un ristorante di Londra. Durante questa cena si sono accordate: tu doni il tuo seme, anche il donatore è omosessuale. Faceva parte evidentemente un po' di una comunità allargata di amicizie, di affetti. Tu doni il tuo seme, dopodiché però il bambino è nostro, ha una mamma e un'altra mamma, e questa è la comunità familiare di questo bambino e tu scompari. Il donatore si è comportato bene finché si è trattato di donare il suo seme, ma dopo la nascita del bambino ha cominciato a intromettersi e a dire: ma in fondo io ho diritti biologici su questo bambino notevoli, perché insomma sono il padre, e ha detto: voglio partecipare alla sua educazione, voglio stare con lui. Allora gli hanno detto: vabbè, puoi stare con nostro figlio, hanno detto le due donne che costituivano con questo figlio l'unità familiare, tu donatore del seme maschile puoi stare con questo bambino, che ne so, due giorni al mese. E allora lì è nata tutta una vicenda complicata, eccetera, per cui non si sono più intesi. Sono casi che si ripetono e si moltiplicano nel diritto internazionale, e alla fine un giudice ha detto: beh, questo bambino non può non avere diritto alla famiglia originaria, quella che ispira attraverso l'amore di una donna per una donna il desiderio di proiettare nel futuro questo amore attraverso un bambino da educare. Quindi loro due ci sono, e poi c'è anche il terzo, perché il terzo come faccio a escluderlo? Non è un donatore anonimo, è un donatore con nome e cognome, si sa chi è un amico della coppia, ha delle pretese che in qualche modo io non posso togliere di mezzo, e così questo bambino avrà una strana famiglia allargata. Ora, finché si tratta di scrivere la sceneggiatura di un film, finché si tratta di scrivere un racconto di quelli moderni, minimalisti, in cui si registrano le variazioni della vita contemporanea, va tutto bene, la fantasia si sbriglia, si può immaginare tutto. Però effettivamente questa cosa del bambino con tre genitori, di cui due una coppia dello stesso sesso, più il donatore che entra, la si vede un po' curiosa, questo sviluppo, diciamo, educativo del bambino. È da conservatori dire così, parlare così? Non lo so. Il premier inglese Cameron dice: proprio perché sono conservatore, io sono favorevole al matrimonio
fra persone dello stesso sesso, perché è comunque un fare famiglia. E anche Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, oggi nella popolare rubrica delle lettere che tiene tutti i giorni sul suo giornale, ha detto: sì, io la penso come Cameron, se due persone si amano hanno diritto di sposarsi. E sembra un sillogismo perfetto. Non tiene però conto delle conseguenze dell'amore. È il vecchio titolo di un film di Paolo Sorrentino, Le conseguenze dell'amore. L'amore non è soltanto una fantasia, un'ispirazione, è quando si tratta di mettere su famiglia, quando si tratta di discutere di matrimonio, quando si tratta di unirsi in coppia, quando si tratta di fare società, un sentimento che ha conseguenze profonde, durature su altre persone, sui frutti dell'amore. E da questo punto di vista non mi pare, francamente, che sia così chiaramente giustificata né da un punto di vista progressista né da un punto di vista conservatore la coppia omosessuale con figli. A domani. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.